cucina della Costituzione. Stamattina il protocollo d'intesa per la ricostruzione degli spazi urbani tra l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Renato Corinti e dall'assessore all'ambiente e al verde urbano Daniele Iallacqua e gli ordini e collegi professionali rappresentati da, per quanto riguarda gli ordini ingegneri, da Marilena Maccora, gli architetti Daniela Pino, agronomi e forestali Felice Genovese, poi periti agrari Eristo Tripoli e dei geometri Carmelo Ardito. Per cui un'introduzione da parte dell'assessore, poi procediamo alla firma, gli altri interventi del sindaco e a conclusione le vostre domande. Prego, assessore. Sì, grazie a tutti di essere qui. E, diciamo, io lo dico subito, è un'idea molto bellina che abbiamo sviluppato nel tempo e finalmente sono contento che intanto arriviamo alla firma, ovviamente poi il bello inizia adesso. È per così dire una continuazione dei libri della procedura che avevamo fatto per l'adozione degli spazi dei cittadini e degli spazi verdi. Come sapete, una procedura insomma, che viene svolta a Messina per partecipare da tanti anni, cioè cittadini, singoli, le scuole, commercianti, associazioni, si prendono cura di uno spazio e la manutenzione ordinaria. Noi con questo protocollo vogliamo andare un po' più avanti, prendersi cura di questo spazio e magari ristrutturarlo. E magari individuare anche degli microspazi, questi cosiddetti relitti, no, urbani, sono piccoli spazi abbandonati di quartiere, soprattutto in aree periferiche, e dove non, magari chiunque passando ha avuto sempre l'idea di farci qualcosa e non aveva gli strumenti anche tecnici per poterlo fare, o soprattutto le risorse economiche. L'idea di questo protocollo è proprio questa, affiancare i cittadini, le scuole, le associazioni, insomma anche i commercianti che volessero e che avessero delle idee sulla ristrutturazione di alcuni spazi che però tecnicamente hanno bisogno di un supporto. Si affiancano per questo gli ordini professionali che hanno accettato di buon grado e coloro che elaborano questa proposta, quello degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi, degli agrari e geometri. Abbiamo detto inizialmente con giovani professionisti, probabilmente, con mancanziani con lo stesso, l'idea è anche quella di stimolare nuove risorse, anche professionali, esatto, nuove esperienze. Si affiancano insieme a chi ha segnato lo spazio e diciamo elaborano questo primo progetto preliminare per la ristrutturazione di questo spazio minore più che micro spazio. Dopodiché il comune tramite risorse del bilancio annuale o se ci dovesse essere dei costi più impegnativi con le risorse del triennale finanzia questa ristrutturazione avvalendosi sia di tecnici esterni che interni e soprattutto degli altri che hanno favorito questa diciamo progettazione. Quindi è una sperimentazione di una collaborazione che diciamo devo dire non ha avuto nessun problema, insomma abbiamo elaborato questa procedura vedendoci più volte, mettendo idee e soprattutto ora contiamo insomma che arrivino numerose diciamo richieste. Per prime sono già arrivate le richieste da parte delle scuole, che soprattutto gli spazi non circostanti e in aree periferiche hanno voglia di dare più decoro, vivibilità, solubilità a spazi che sono nelle loro vicinanze. Quindi il banco di prova sarà già, credo io, il primo progetto che avremo, che è una zona periferica della città, dove metteremo diciamo, a frutto questa collaborazione che è già positiva che si è spiegata con questo protocollo. Dopo la firma faremo diciamo, una locandina che diffonderemo in città, dove sarà spiegato meglio come accedere a questa procedura. Molto semplicemente si farà comunque una richiesta all'assessorato, e dopodiché l'assessorato convocherà gli ordini e costituiremo o dei gruppi di professionisti o singoli professionisti che attenzioneranno il progetto e poi insieme con chi ha segnalato l'area elaboreranno e metteranno su carta appunto l'idea progettuale e poi insomma le fasi successive. Il protocollo dura un anno rinnovabile, ovviamente il tempo è ristretto poi per dare anche soddisfazione stessa ai professionisti ma anche ai cittadini di poter vedere subito realizzato diciamo, l'idea che hanno avuto per ristrutturare uno spazio di città. Il progetto si chiama Ecospazio Urbano e speriamo insomma, che da qui a un anno insomma, saranno numerosi questi ecospazi e poi saranno segnalati con una targhetta che con il logo insomma, del comune e degli ordini professionali che hanno partecipato alla riqualificazione di questi spazi. Quanto se possiamo passare subito alla prima prima che se lo vabbè, si rimangiano la parola qualcuno e poi facciamo gli altri questi così favoriamo abbiamo preso a posto di fotografi sono se devo cambiare una firma non si deve nessuno sfrutto questa non è molto di d'occasione però abbiamo fatto tre copie semplice per efficace
la prima mente al primo del primo cittadino. No, so, facciamo una firma, sì, sì, ci avviciniamo così tutti quanti per firmare, poi magari sì, così acquisiamo subito il risultato. E la firma poi abbiamo la... delegato alla consigliera Giovanni. Vuole avvicinare se quante abbiamo avviato pure le procedure, va. Ci mettiamo in ordine. Poi che c'è? Daniela Pino, seduto. Io firmo così non si capisce, non si sa mai. Cioè, succede mai. Ormai è mangiato la foglia. Ci siamo, siamo diventati esperti ormai. Questo per correre sono qua. Sì, e poi gli facciamo le cose. Allora, prima che intervenga il sindaco a conclusione, seguiranno poi le domande dei giornalisti, se qualcuno degli ordini delle persone vuole intervenire, vuole dire qualcosa. Noi ringraziamo più anziano. Più anziano io. Daniele intanto gli ha l'acqua perché ci ha proposto questa iniziativa che è molto interessante, il sindaco ovviamente, e speriamo che possa in qualche modo avere successo. Noi sicuramente ci impegneremo affinché tutti i nostri iscritti possano partecipare numerosi e quindi dare un seguito a questa iniziativa. Io ringrazio anche tutti i miei colleghi, il presidente dell'Ordine degli Architetti Giovanni Lazzari e consigliere Clelia Vesta Camillo, che praticamente ci ha supportato e tutti insieme abbiamo supportato questa iniziativa che ci è stata proposta dall'assessore e dal sindaco. Quindi noi vi ringraziamo ecco per questo. Prego. No, no, volevo aggiungere a quello che dice Daniela, dico, noi questa cosa l'abbiamo accolta ben volentieri perché pensiamo che possa essere un momento di sviluppo per quanto riguarda la professione, sia noi per quanto riguarda l'architetto, ovviamente anche per le altre professioni. Cioè noi ci impegneremo affinché è diretta ai giovani professionisti, ma giustamente la carenza di lavoro che c'è è aperta ovviamente a tutti. Noi pensiamo che i giovani professionisti possano vedere in questo protocollo un'opportunità per dare dei contributi e delle idee affinché domani probabilmente possano poi riuscire ad avere quel piccolo incarico che li fa sperare in un futuro, diciamo, un futuro migliore per quanto riguarda la professione
per quanto riguarda noi di architetto, ingegnere e così via. Quindi noi faremo di tutto per impegnarci affinché questa cosa vada avanti e cercheremo di portare a termine dei progetti che abbiano un senso affinché voi possiate poi acquisire i finanziamenti, finanziarlo con vostre risorse. In cambio però vi chiediamo anche di impegnarvi affinché ci sia poi il risultato, ecco, che i giovani o i meno giovani che si impegneranno in questo modo che abbiano una soddisfazione poi alla fine anche economica, certo. Perché noi non diciamo, le idee ci piace darle, ma ci piace anche che le nostre idee abbiano un corrispettivo economico, ecco, dico che sia riconosciuto il merito per chi effettivamente lavora e poi il progetto l'idea comunque vada a sviluppare poi dopo, certo. Posso aggiungere una cosa? È anche un'occasione importante per la città perché significa, come dire, far sì che tanti professionisti possano concentrarsi sul ripensamento di micro spazi pubblici della città che sono il vero connettivo della vita sociale di una comunità, per cui spazi che adesso, come dire, non esprimono al massimo le loro potenzialità attraverso interventi pensati da professionisti che sono inseriti poi in un circuito per cui supportati dagli ordini professionali, questo può innescare una rete di processi capace veramente di puntellare la città in diversi punti e di riattivare dei processi di rigenerazione urbana che in questo momento sono dormienti per certi versi. Posso dire, io ringrazio, sicuramente abbiamo accettato di buona vena questa iniziativa perché ritengo intanto che vivere in un ambiente pulito, un ambiente sano, abbellire il paesaggio soprattutto delle nostre città, ma la cosa che mi piace è questa interprofessionalità che può portare a un miglioramento, a parte una condizione generale di miglioramento fra rapporti e quindi di maggiore professionalità nell'espletare e attuare queste gestione della città. Questo lo dico anche perché ora che parte il nuovo PSR possiamo fare altri interventi tipo la gestione dei boschi, la gestione dei parchi che servono ma quantomeno a mitigare molti fenomeni di dissesto che si sono avuti sul territorio. Quindi sono molto contento, siamo a disposizione per la nostra professionalità, ma ci piace, ripeto, questa interprofessionalità. Grazie. Mi consentite solo due parole, io mi riallaccio a questa sollecitazione all'interprofessionalità perché oltre sicuramente alla possibilità di dare il riscontro del risultato immediato con questi interventi, mi piacerebbe che il mondo delle professioni insieme in questo momento a fianco degli enti locali possa fare squadra perché le risorse solo degli enti locali probabilmente rischierebbero di mortificare l'obiettivo finale. Se invece il mondo delle professioni insieme agli enti locali riesce a guardare la possibilità di intercettare finanziamenti che ci vengono anche da livelli superiori, probabilmente riusciamo a ottenere un risultato partendo da questo di respiro maggiore e lo possiamo fare se tutti insieme remiamo nella stessa direzione. Se non ci sono altri interventi, prego. Tanto per ringraziare l'amministrazione, il sindaco, io vi faccio anche la garanzia perché il sindaco deve essere la paura, quindi lo terrò sotto perché non è il problema. Comunque vi ringrazio. Casa mia è qua, il divano letto lo stanno facendo. Boxcoce già fatto. In ogni caso, lo volevo ricordare, siamo tutti disponibili, dopo 40 anni che non vengo in quindi con in categoria, però devo anche ricordare che noi abbiamo sia le professioni comuni e altre sigle, sono arrivati a fare 18 sigle, abbiamo un altro organismo, che è il Parlamento, che dovremmo questo raggiungere. E comunque la nostra disponibilità è senz'altro a 360 gradi, quindi vi ringrazio per questa attenzione. Prego. Ho sentito con molta gioia che il fatto di essere in tanti insieme, che ognuno fa la propria parte, e vedo anche con quale compartecipazione lo fate, che finalmente questo è diventato ormai terreno di tutti. Noi quello che ci tenevamo di più era di far innamorare tutti della nostra città e ognuno deve sentire proprio l'obbligo morale, senza nessuna pesantezza, di dare con gioia la propria parte di professionalità già da cittadino. Poi il cittadino è architetto, il cittadino è imprenditore, il cittadino è
che governa la città, ma la governiamo assieme. Questo era l'intento più difficile. Guardate, la cosa più complicata è proprio questa: far sentire i cittadini di appartenere a un luogo che è di tutti. Si chiama bene comune, non mi interessa. Allora questo è il senso di migliorare proprio la propria esistenza, che ha un valore forte nei momenti in cui si mette assieme. Io l'ho visto come lo ha detto, questo fatto di essere qui parti diverse che, ecco, genera un grande entusiasmo e ognuno con umiltà fa la propria parte. Se scatta ancora di più questo tipo di comportamento, che già vado spessissimo nelle scuole, tra poco esco da qua e vado ancora una volta in un'altra scuola. In questi giorni sono stato alla scuola elementare, media, due licei e continuo ad andare, e ripeto, ora sto andando in una scuola superiore, dove innescare meccanismi di amorevolezza verso il luogo dove stai. E allora, che poi si danno alle scuole, a cominciare dalle scuole, e già lo hanno fatto, la Farina e altri, di prendere un pezzo di città e farlo proprio e dare il proprio contributo ad abbellirlo, a curarlo, a pulirlo, a mettere fiori, a piantare alberi, come l'abbiamo fatto proprio in questi giorni, è il meccanismo migliore della città, che piano piano sta sorgendo, e vedo che c'è una contaminazione totale. Noi vogliamo lasciare questo segno in questa città. Quante cose faremo saranno sempre poche rispetto a quelle che si dovranno fare. Però se parte questo tipo di virtuoso modo di vedere la vita, che ognuno fa un pezzo di cose e la facciamo assieme, è il vero cambiamento, è questo, che non c'è qualcuno che può dire l'ho fatto io, l'abbiamo fatto insieme, è più bello insieme. E vedo che questo sta crescendo in un modo è notevole. E nelle nuove generazioni vi assicuro che al di là che non c'è una compattezza in nessuna cosa, l'ordine architetti sono tutti bravi e buoni o sono tutti cattivi, non è così in nessun posto. Ognuno fa un percorso individuale in seno all'ordine, in seno agli insegnanti, però vi assicuro che 39 anni passati nella scuola ho il polso della situazione di come cresce la meglio gioventù, e sta crescendo in positivo. Poi c'è una parte di ragazzi che purtroppo non riescono a svilupparsi, e dietro c'è sempre qualcosa che non hanno ricevuto dalla famiglia, dalla stessa scuola. Speriamo, ecco, questa è la strada. Io vedo, non è stata firmata così. L'abbiamo fatto con, ho visto negli occhi, cerco di captare proprio questo. Ho visto che c'è, che è un atto benevolo verso noi stessi e verso la collettività. Questa è la strada. Io non avevo dubbi, ho dubbi su tutto. Io non ho dubbi che le cose buone contaminano. E dobbiamo proprio, ecco, i media sono quelli che poi porteranno quello che è in questa stanza a tutta la città. E vedranno che c'è finalmente questo senso nuovo della compartecipazione di tutti. Non ci vogliamo mettere nessuna medaglia, però questa è la strada, perché in modo che non è che ci può essere uno solo e se fallisce quello è finito tutto. No, c'è una veramente cittadinanza sana, sta crescendo una nuova cultura, questa non la fermeranno più. Perciò può cambiare il sindaco, che cambierà ovviamente, perché non si fa a vita, non è una professione. Però invece deve migliorare la cultura che c'è, che sta crescendo. Perciò vi ringrazio a tutti e speriamo di creare cose belle dai vostri più degradati, proprio ancora di più, e questo faremo la nostra città bellissima.